Ancora un saluto dalla nostra redazione, ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione e la prima edizione del 2017. Parliamo del bilancio delle attività della Polizia Municipale di Gela nell'anno che è appena passato. Si è operato su più fronti, dal contrasto all'abusivismo commerciale a quello edilizio. Sarà così anche per il 2017. Ai nostri microfoni il comandante Giuseppe Montana. Comandante, si traccia sempre un bilancio di fine anno, le chiedo subito per la Polizia Municipale, il 2016, che anno è stato? Diciamo che è stato un anno abbastanza formidabile, diciamo prolifico, perché siamo riusciti a portare avanti il nostro programma lavorativo, non solo, ma a raggiungere tutti gli obiettivi. In materia di viabilità sicuramente abbiamo fatto tantissimo, e, sia per quanto riguarda la circolazione stradale, perché abbiamo rivoluzionato su direttive del sindaco gran parte della circolazione stradale, rendendo diciamo, più razionale e più veloce quello che è il flusso veicolare, ma soprattutto anche nell'attività vera e propria di polizia stradale, perché tutti sanno che abbiamo attivato le nuove tecnologie, Street Control, Autovelox, controlli ZTL tramite la videosorveglianza, e questo ha portato un notevole alleggerimento sulle strade comunali del traffico. Abbiamo evitato, non esistono più le doppie file sul Corso Salvatore Aldisio come era una volta, non esistono più quei parcheggi selvaggi, soprattutto nelle zone riservate ai disabili, non esistono più le macchine sui marciapiedi. Diciamo che sotto questo punto di vista l'anno è stato piuttosto prolifico. Allo stesso modo possiamo dire per quanto riguarda l'aspetto annonario. Le strade principali della città, se i cittadini lo ricordano, erano invase dagli ambulanti. Questo oggi non esiste più. Non posso dire che il fenomeno è stato debellato perché sarei un bugiardo. È chiaro che il fenomeno esiste, diciamo in quelle parti della città meno controllate, ma soprattutto in quelle parti della città dove non dà fastidio. Ecco, tolleranza zero in merito all'abusivismo commerciale e tolleranza zero anche in merito all'abusivismo edilizio? Esattamente, sotto l'aspetto dei controlli edilizi non abbiamo indietreggiato di un passo, tant'è vero che ad oggi il fenomeno dell'abusivismo edilizio non posso dire che sia stato totalmente sconfitto, ma sicuramente è fortemente sotto controllo. Per quale ragione? Perché tutti sanno che in passato succedeva che nello stesso giorno si edificavano 3-4 immobili abusivi di sana pianta. Oggi invece l'abusivismo edilizio riguarda semplicemente il completamento della veranda, la terrazza, l'apertura della finestra e così via. Diciamo che sotto questo aspetto c'è stato un notevole miglioramento per la vivibilità della città. E per il 2017, comandante, cosa si augura? Allora, nel 2017 innanzitutto vorremmo portare a compimento quanto abbiamo iniziato nel 2016, e quindi per quanto riguarda la viabilità sicuramente avremo la necessità di sgombrare dal traffico veicolare altre arterie cittadine che sono particolarmente trafficate. Mi riferisco a quelle arterie che sono state in quest'ultimo periodo poco attenzionate, come via Recanati, come via Niscemi, come via Tevere. E allo stesso modo noi abbiamo come obiettivo quello di liberare anche queste stesse strade dalla presenza dell'ambulantato abusivo. Fermo restando che gli obiettivi fin qui raggiunti e quindi le strade libere del centro urbano, del centro storico, saranno particolarmente presidiate. Siamo alla cronaca. È stata trasferita ad Agrigento nella sezione femminile del carcere Petrusa la 41enne Giuseppa Savatta. Lascia dunque l'ospedale Vittorio Emanuele di Gela la donna che ha ucciso le due figlie, Maria Sofia e Gaia Trainito, che fino al 31 dicembre è stata piantonata dai carabinieri in una stanza del locale nosocomio. I medici proprio nelle scorse ore hanno dato l'assenso alle dimissioni. Così carabinieri e polizia penitenziaria hanno provveduto a tutte le operazioni necessarie a garantirne il trasferimento. Il giudice delle indagini preliminari, Lirio Conti, nel convalidare l'arresto della donna, ne ha disposto la custodia cautelare in carcere, ha però indicato la necessità di individuare un penitenziario dotato di servizi medici a sostegno delle sue attuali condizioni psichiche. Così la scelta è ricaduta sulla struttura agrigentina. Il difensore di fiducia della donna, l'avvocato Pietro Pistone, aveva a sua volta sollecitato la necessità di garantirne un adeguato supporto psicologico anche nel corso della detenzione.
Terribile schianto tra due automobili ieri e tragedia evitata solo perché in quel momento nessuno si trovava a transitare lungo i marciapiedi di via Navarra Bresmes nel cuore del centro storico di Gela. Le auto, una Fiat Punto e una Ford Fiesta, sono finite proprio sui marciapiedi a ridosso dell'incrocio con Corso Vittorio Emanuele. Probabilmente tutto si sarebbe verificato dopo un primo impatto tra le vetture. Lo schianto ha impaurito i residenti e gli esercenti della zona. Il giorno festivo ha contribuito alla presenza molto limitata di pedoni in una zona che invece normalmente è transitata da decine di persone. Sul posto è arrivata un'ambulanza del servizio 118, la donna che era alla guida della Ford Fiesta è stata trasferita all'ospedale Vittorio Emanuele, non avrebbe invece riportato conseguenze il giovane alla guida della Fiat Punto. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato la norma per la stabilizzazione di oltre 20.000 precari, 16.000 degli enti locali, 5.000 ASU, 1.500 precari delle aziende sanitarie e 500 dipendenti a tempo della Regione e 3.200 ex PIP per almeno 2 anni. L'ARS ha approvato anche l'esercizio provvisorio fino a febbraio. La norma prevede che, in deroga al blocco delle assunzioni, se tra il personale con contratto di lavoro subordinato non siano presenti figure professionali necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi istituzionali, le amministrazioni interessate possono instaurare rapporti di lavoro flessibile a patto che non vi sia un aumento dei costi. La stabilizzazione dei precari è legge e il nostro augurio di fine anno per tutta la fascia di precariato, dice in una nota il presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta. Tutti i precari, gli RMI e gli ex PIP, gli ASU, vengano prorogati e soprattutto nei confronti di queste categorie venga riconosciuto il diritto alle ferie, alla malattia, alla maternità, che fino ad oggi non era stato riconosciuto. È una grande pagina di dignità che abbiamo voluto dare a tutti i lavoratori precari della Sicilia. Adesso, conclude il presidente, pensiamo ai disoccupati. Prorogate fino al 28 febbraio prossimo le limitazioni al traffico in vigore sinora per ridurre l'inquinamento atmosferico in via Venezia a Gela. La decisione è stata adottata dal sindaco Domenico Messinese su proposta del comandante della Polizia Municipale Giuseppe Montana, in attesa di verificare nei prossimi giorni lo stato della qualità dell'aria con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, l'azienda sanitaria provinciale, i settori all'ambiente del libero consorzio di Caltanissette e del comune di Gela. L'ordinanza ad orari prestabiliti riguarda soprattutto gli autoveicoli di massa complessiva superiore a pieno carico a 3,5 tonnellate. I mezzi esclusivi sono quelli adibiti al trasporto di persone, al soccorso o che svolgono pubblici servizi essenziali. Si chiama Emanuele Insulla ed è lui il primo gelese nato nel 2017. È venuto alla luce poco dopo le 18 del pomeriggio di ieri al reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Pesa 2,8 kg. Il piccolo è figlio di Alfonso Insulla, muratore di 33 anni, e di Sonia Infurna, 37 anni. È nato con un parto cesareo, eseguito dallo staff della ginecologa Anna Maria Raiti e Daniele Giudice, anestesista Maurizio Portelli, gruppo Sala, Giovan Battista Moscato, Luigi Scuvera e Domenico Corfù. Anche la città di Gela ha avuto la sua serata di Capodanno in piazza, tanti gli artisti che si sono succeduti sul palcoscenico. Il resoconto in questo servizio, vediamo. Io per qualche minuto ho sperato che ci fosse il corpo di ballo. E questa, ragazzi, è la storia della musica. Anni 90, numero uno in Italia, prodotta da Dignino Piparo Calea, is the color inside. Hanno sfidato il freddo della notte più lunga e più attesa dell'anno i gelesi che hanno festeggiato il Capodanno in piazza Sant'Agostino con la serata evento organizzata dall'associazione Timagora con il patrocinio del comune di Gela. Lo spettacolo è cominciato in prima serata con la musica e subito dopo sul palcoscenico si è esibito l'attore comico Pippo Franco, molto atteso dal pubblico gelese.
Come da tradizione, allo scoccare del dodicesimo rintocco, l'ultimo del 2016 e il primo del 2017, spumante e panettone per tutti, per poi proseguire la serata con la musica del DJ Mauro Miclini di Radio DJ e Vincenzo Callea dei Typical. Lo spettacolo è stato curato dall'associazione Timagora con la direzione artistica di Dario Melodia e rientra nel ricco cartellone natalizio promosso dall'amministrazione comunale. Le manifestazioni dell'assessorato agli eventi retto da Rocco Darma apriranno il 2017 con un concerto benefico in favore dell'UNICEF che si terrà questa sera alle 20.30. Sul palcoscenico del Teatro Eschilo suonerà l'Orchestra Giovanile Siciliana diretta dal maestro Raimondo Capizzi. L'iniziativa è stata voluta dall'associazione Amici della Terra. Favorire l'autoimprenditorialità giovanile è l'obiettivo del bando Job Startup pubblicato dal Comune di Gela. L'amministrazione comunale con l'ausilio dell'Ufficio Europa e Bandi vuole promuovere nuove idee imprenditoriali giovanili in grado di creare occupazione, fornire ai giovani un'opportunità di valorizzazione delle loro idee, saperi e talenti come risorsa per lo sviluppo del territorio e accrescimento di competenze, supportare idee che siano sostenibili e legate al territorio e sostenere l'accesso ai fondi legati alla nascita di nuove imprese. I giovani che possono partecipare al bando singolarmente, in team, in associazione o come impresa devono essere residenti a Gela e avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni. Il fondo complessivo per nuove start-up ammonta a 25.000 euro da erogare a fondo perduto. Ogni richiesta di contributo potrà usufruire di 4.000 euro. Le domande degli interessati, debitamente istruite, andranno presentate all'ufficio del protocollo del Comune di Gela entro il prossimo 30 maggio. Era stata trafugata tra il 1977 e il 1978, dopo quasi 40 anni, torna a casa la testa di Ade, la preziosa scultura del IV secolo a.C. restituita alla Sicilia dal Paul Getty Museum di Malibu. Adesso Ade sarà in mostra al Museo di Aidone in provincia di Enna, vicino alla grande statua della Dea Demetra e agli acroliti di Morgantina. La scelta di riunire i tre pezzi pregiati del museo non serve solo a riportarli al contesto storico e artistico di provenienza, ma rimarca anche un destino comune: la Dea, gli acroliti e la testa di Ade erano stati trafugati a Morgantina, acquistati dai musei americani a partire dal 2009 e restituiti, riportati nel loro sito naturale. Ade è l'ultimo arrivato, la scultura, una testa piena di riccioli rossi e un volto con la barba azzurra increspata, era stata acquisita dal Getty nel 1985. Alla statua mancava un ricciolo. Due studiose siciliane, Lucia Ferruzza e Serena Raffiotta, lo hanno riconosciuto in un pezzo recuperato dai carabinieri nel sito dello scavo. Il santuario di Demetra e di Code incontra da San Francesco Bisconti a Morgantina. Un archeologo americano poi ha ritrovato i tre ultimi riccioli. Insieme con quello scoperto in precedenza sono stati messi a confronto con la testa. È stato così possibile risalire con assoluta certezza alla provenienza della scultura. Al rientro da Malibu il reperto è stato sequestrato e ora dissequestrato dalla procura di Enna. Appuntamento questa sera alle ore 21 con la trasmissione 10 domande 10. Ospite del nostro direttore Giuseppe Donchia sarà il funzionario di polizia del locale commissariato Laura Romano. Le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18. Ciao a tutti e auguri di buon anno, un augurio sincero. È stato un anno di duro lavoro, un lavoro però che ci ha permesso di cambiare registro, di cambiare, invertire la marcia di una macchina che sta andando dritta sul burrone, che comincia invece a muoversi nella direzione giusta. Abbiamo fatto un accordo con lo Stato per 1.600.000.000 in più, facendo rispettare finalmente dopo tanti anni lo statuto della regione siciliana, un accordo con il governo nazionale per fare 3.300.000.000 di cantieri. Abbiamo fatto una legge per i precari, l'economia riprende più che altrove, il PIL in Sicilia l'1,6% a fronte di uno 0,8% nazionale, l'occupazione comincia a crescere, 0,8% in Italia, 2,4% in Sicilia. Stiamo facendo dei progressi, siamo contenti? No. Abbiamo già fatto una legge per stabilizzare i precari dopo 20 anni e adesso dobbiamo pensare ad altre cose.
spendere i soldi dei cantieri per fare immediatamente lavoro in tutta la Sicilia, per le imprese, per i giovani e per i disoccupati, avviare i cantieri della programmazione europea, in pratica partire dagli elementi che ci sono di sviluppo per andare avanti, per non tornare indietro, per nuovi traguardi. Il 2017 deve essere l'anno anche in cui parte il progetto per dare ai più poveri una forma di solidarietà, il salario di inclusione per tutte quelle famiglie che hanno meno di 5.000 euro l'anno. Non si può vivere in quelle condizioni. Dobbiamo pensare ai più poveri, dobbiamo pensare alle imprese, sviluppo e solidarietà che debbono andare avanti, rigore nella spesa, nella lotta agli sprechi e alla corruzione, però rigore senza macelleria sociale. Auguri a tutti i siciliani di cuore, per una Sicilia migliore, per una Sicilia che dobbiamo portare avanti, per una Sicilia che si deve riscattare, per una Sicilia che non può essere più quella del passato, ma una Sicilia che cambia. E io voglio ringraziare tutti voi per avermi dato la possibilità, insieme a voi, di cominciare questo grande cambiamento della Sicilia. Fai la cosa giusta. Differenzia i rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, lunedì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione il secco residuale in un sacco trasparente. Conferire piccoli oggetti di uso domestico, nastro adesivo, penne, carta carbone oleata, plastificata e da forno, posate in plastica, sottovasi, bacinelle, materiali in plastica non di imballaggio, giocattoli elettrici e non, cassette audio e video, floppy disk, CD, DVD, spugne sintetiche e stracci sporchi, cosmetici, calze in nylon, lumini votivi, pannolini e assorbenti igienici, sacchetti aspirapolveri, mozziconi di sigaretta. È assolutamente vietato l'impiego di sacchi neri e o in colorazioni che non consentono il facile riconoscimento di quanto conferito. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Continua fino al 6 gennaio prossimo nei locali del Palazzo di Città la terza mostra dei presepi, Presepi in Comune, realizzata dalle scuole locali, promossa dall'associazione turistica Proloco Gela. L'iniziativa, il cui ingresso è gratuito, manifesta il percorso di educazione alla cittadinanza attiva che sta alla base del progetto turistico della Proloco. I presepi, come simbolo di rinascita, verità e giustizia, frutto del lavoro dei ragazzi delle scuole, dell'artigiano artista, della raffinata combinazione tra abilità manuale e creatività. È presente anche una bancarella di beneficenza del Soro Optimist Club di Gela. La mostra potrà essere visitata dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.30. Il 6 gennaio è prevista anche la pesca dell'Epifania. Può essere visitato i prossimi 5 e 6 gennaio il presepe vivente allestito dall'associazione SMAF, Sport, Musica, Arte e Folklore, presieduta da Gaetano Davide Arizzi, appuntamento dalle 19 a mezzanotte nel quartiere Canalazzo a Gela. E dopo il cenone e il pranzo di Capodanno, noi vi proponiamo i consigli del pasticcere per recuperare ciò che ancora abbiamo in casa. Vediamo. E dopo il Capodanno sicuramente si torna ad un'alimentazione un po' più sana, un po' più bilanciata, però non possiamo gettare quello che è avanzato a casa nostra, ad esempio il panettone, perché Francesco avanza sempre un panettone a casa. Siamo nel laboratorio di pasticceria di Francesco Cassarino, Peccati di Gola, e oggi vi proponiamo un dolce molto semplice da realizzare con quello che è rimasto, cioè un panettone. Per continuare così a prolungare le nostre feste, magari ci concediamo un dolce, magari prepariamo un pranzetto leggero, però recuperiamo il panettone. Sì, diciamo che questa è un'altra variante, una cosa diciamo che a casa la casalinga può benissimo preparare, perché dove reperisce della cioccolata fondente e un po' di burro, può aggiungere anche un po' di panna, prende quel panettone che magari i bambini alcune volte non sono molto portati o perché c'è il candito così via, e alcune volte si ha la difficoltà proprio a piazzarlo e invece in questo modo diciamo diamo la possibilità di consumarlo a casa con una semplicità unica, dove ci procuriamo, abbiamo della Nutella, abbiamo del cioccolato, abbiamo il panettone e diciamo che già abbiamo tutto l'occorrente per poter realizzarlo. E trasformiamo un semplicissimo panettone con i canditi in un dolce buonissimo al cioccolato. Procediamo come? Tagliamo il nostro panettone. Tagliamo sempre il nostro panettone, naturalmente non ha un senso
diciamo, come tagliare il panettone, noi stiamo facendo piccole quantità. Dobbiamo ricavarle cubetti? Sì, diciamo o cubetti o anche, anche semplici, sì, non ha una regola. Anche se i vostri pezzettini non fossero perfetti e perfettamente irregolari, vanno bene lo stesso. Sì, ma per carità. Saremo meno bravi del nostro... Dolci che vanno a casa le casalinghe, perché non trovi, diciamo, non trovi l'estetica di un professionista, ma trovi il gusto e l'amore di una mamma, di una moglie, di... Quindi sta confessando che anche un pasticcere può mangiare un dolce non preparato in maniera professionale. Sicuramente. Questa è una bellissima notizia. Ma sicuramente lo deve fare, perché anche dalle casalinghe tu puoi apportare qualcosa che è sempre un qualcosa in più che tu impari. Non è detto che tu sei un professionista, e ci sono dolci che si trovano anche adesso nella grande distribuzione, ma sono nate nelle cucine delle nonne. E allora è vero quando qualcuno prima di noi ha detto che si cucina pensando a qualcuno, altrimenti si sta solo preparando da mangiare, è vero? Sì, no, è vero, è vero. Allora se vuoi tu mangiare, non è il caso che tu devi cucinare. Puoi anche comprarti un qualcosa di pronto e mangi. Ma invece se tu, quando si fa per amore? Quando si fa per amore tu cucini qualcosa e allora lo prepari con parsimonia, con magari stai attento a tutte le cose, stai attento anche alla fiamma di come cuoci. Se si ha fame, la fame è un'altra cosa, il mangiare sono due cose differenti. Certo. Sicuramente sotto il vostro albero di Natale sarà avanzata una stecca di cioccolato fondente che con tutte le corni di questo periodo magari abbiamo un po' ignorato. Allora noi la recuperiamo sciogliendola e adesso la utilizziamo come, Francesco? Niente, in pratica abbiamo fuso, diciamo, consideriamo magari un 200 grammi di cioccolato fondente, che sia al 70% al 40%, questo conta poco. Quello che abbiamo, insomma. Quello che abbiamo a casa. Sicuramente una boccettina di Nutella ce la ritroviamo a casa. Chi di noi non ha una Nutella a casa? Allora, abbiamo mescolato i nostri pezzettini di panettone con del cioccolato fondente. Abbiamo della crema di cioccolata, comunemente nota come Nutella. Sì. Quanta? Ma considera in pratica che ho fatto in 200 grammi di cioccolato, 100 grammi di Nutella, che ci serve in pratica per ammorbidire la parte solida, diciamo, del cioccolato. E ci permette così in questo modo che non sia molto nel mangiare con l'asciugatura troppo rigido e sentiamo questa piccola croccantezza. Abbiamo steso nel frattempo un po' di carta forno e adesso realizziamo i nostri croccantini. Sì, diciamo che sono dei croccantini, li stiamo preparando in una maniera molto semplice, in questo modo. Diciamo, ci aiutiamo con cucchiaio e controcucchiaio, come se stessimo facendo chiamiamole delle praline, diciamo, ma vengono più dei bonbon, qualcosa, diciamo, per incuriosire anche a casa i nostri ospiti, anche i nostri cari. Ma sicuramente i nostri cari sono i primi ad allietarsi il palato di quello che preparano le nostre casalinghe, le nostre mamme o le nostre mogli. Con il doppio risultato di non avere gettato il panettone, perché lo diciamo sempre, non si getta niente, e nel frattempo prepariamo anche qualcosa che piace tanto ai bambini, ai quali non diremo che dentro c'è il panettone con i canditi. Sì, diciamo che il segreto è questo, perché i bambini oramai sono distratti da altre cose e alcune volte si fa fatica a far mangiare questi bimbi un mangiare, diciamo, che magari, voglio dire, il panettone è un mangiare sano, però cercano sempre la scusa, c'è l'uva candita, c'è questo, c'è quell'altro. Mettendo la cioccolata e facendo in questo modo noi andiamo ad offuscare la loro mente e arricchendola, diciamo, col discorso che abbiamo del cioccolato, tutto qua. Questo invece non andrà in forno? No, questo non andrà in forno, stiamo sciogliendo adesso altra cioccolata, è come se andiamo a fare un rivestimento, lo mettiamo, questo dovrebbe andare in frigo una ventina di minuti, adesso noi lo passiamo in abbattitore così, diciamo, che... Vediamo il risultato immediatamente. Sì, diciamo che in 2 minuti abbiamo il risultato già finale. Vedete quante praline riusciamo a fare con veramente pochissimo prodotto. Diciamo un quarto di panettone e un po' di cioccolata. Infatti ne era ancora di meno.
diciamo che in questo modo tutto quello che è a casa basta un po' di fantasia e poi il resto conta poco. Adesso stiamo preparando la cioccolata e andiamo a pralinare, li passo in abbattitore, 2 minuti e già ce li abbiamo. Naturalmente voi a casa non avete l'abbattitore ma avete sicuramente un frigorifero e li preparate la sera prima magari per il pranzo o anche per un'ora prima. Ecco, stiamo andando a pralinare i nostri dolcetti. Dolcetti, sì. In pratica, dopo averli passati in frigorifero, naturalmente per chi è a casa, si è preparato la sua cioccolata fusa, non deve fare altro che adesso, sì. E completiamo poi con la granella di? È una granella questa di amaretto, ma a casa guarda va bene con la qualsiasi cosa, perché a casa c'è sempre una noce, un qualsiasi cosa. La frutta secca sarà avanzata anche quella. Esatto, la frutta secca stessa, guarda, puoi fare, diciamo, riutilizzarla in maniera tale che tu arricchisci, incuriosisci. Naturalmente, voglio dire, tutto quello che c'è a casa non dobbiamo necessariamente avere le quantità, ma quantomeno, ecco, io adesso mi sto aiutando magari in una ciotolina piccolissima. Ecco qui, adesso andrà ancora in frigo? No, adesso già il dolce è pronto da mangiare. Ecco qua, tagliamo il nostro pasticcino, buonissimo sicuramente, un cioccolatino. Sì, diciamo che è un cioccolatino, l'abbiamo tagliato, adesso noi lo assaggiamo, speriamo che lo fate voi a casa. Ma sicuramente, e allora rifatelo perché l'aspetto è veramente fantastico. Buon proseguimento di festività dal laboratorio della pasticceria di Francesco Cassarino, è tutto, grazie Francesco. Grazie a voi, buon felice 2017. Omini, mezzi omini, ominicchi e quaquaraquà è il titolo di un libro scritto da Antonio Sciandrello che verrà presentato il prossimo 13 gennaio alle 17 nei locali della Biblioteca Comunale in via Butera a Gela. Relazionerà Biagio Pardo. Alla presentazione interverranno tra gli altri Angelo Fasulo, ex sindaco di Gela, Patrizia Zanone, l'assessore comunale Francesco Salinitro e il sindaco Domenico Messinese. Un incontro casuale nel mondo del virtuale che si trasforma in un legame travolgente, una spirale di passione, amore e di affinità elettive che vanno al di là della razionalità e che restano il più grande mistero dell'universo. Questa è la storia raccontata in Spirali di vetro, il primo libro della nissena Rossella Candura. Da sempre appassionata di musica, tanto da far parte di un gruppo rock Immagini Spinose e influenzata dai suoi scrittori preferiti, Alessandro Baricco e Andrea De Carlo, Rossella Candura ha voluto tradurre la fantasia in parole, colmando il suo bisogno narrativo, raccontando con uno stile semplice una trama vincente. Un libro al secondo posto tra gli ebook scaricati su internet, che racconta la storia di Andrea, giovane medico di Pescara fidanzato da 9 anni con Sofì, e di Penelope, un'investigatrice, che si incontrano per caso su un gioco online, una realtà virtuale dove il germe della seduzione mette radici e si alimenta grazie anche alla passione di entrambi per la musica. Una parte del romanzo ha anche, diciamo, un legame con la musica, che è un collante, un qualcosa di importante nel romanzo, perché crea quella atmosfera giusta. E tra l'altro io vorrei anche ringraziare appunto il cantante dei Marlene Kunz, Cristiano Godano, il quale mi ha dato l'autorizzazione per poter mettere appunto il nome del gruppo e quello suo, perché lui è anche parte del romanzo, dove appunto i Marlene Kunz fanno da collante a questa meravigliosa storia di amore tra i due ragazzi, Penelope e Andrea appunto. Il messaggio fondamentale sicuramente è l'amore che vince su tutto, e con un senso del vero, con un senso molto pratico. E io ho voluto scrivere questo romanzo, il mio primo romanzo, proprio per un bisogno narrativo. Avevo questa storia dentro e la volevo condividere. È dai giovani che si forma una coscienza collettiva e può svilupparsi una nuova educazione civica. Da questa convinzione parte il progetto Due di Cuori. Si tratta di un progetto teatrale che rappresenta un modo nuovo di fare promozione sulla donazione degli organi e del midollo osseo. Il teatro come parte attiva dell'informazione nella donazione e nello specifico della donazione di organi e midollo osseo. Utile e fondamentale, perché il dolore di una famiglia per la perdita di un proprio caro possa trasformarsi in un indispensabile dono per chi necessita di un trapianto.
Due cuori è stata scritta da Giuseppe Naretto, anestesista, rianimatore dell'ospedale Giovanni Bosco di Torino, ed è messa in scena dai ragazzi dell'associazione Onlus con Salvatore nel cuore di San Cono. Appuntamento per domani alle 20 al Teatro Comunale Eschilo di Gela. L'ingresso è gratuito. Siamo all'informazione cinematografica, in proiezione alle 17:30 al Cineteatro Antidoto il cartone animato Rock Dog. Alle 19:30 e alle 21:30 invece sarà proiettato il film Non c'è più religione. È tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale del 2017. A tutti voi un felice anno nuovo. Arrivederci.